Buongiorno a tutti, oggi sono in una vallata del Monte Rosa e andrò a cercare nuovi posti auriferi. La giornata non promette bene. Fantastico. Oggi sono qua con Roberto e cercheremo dei nuovi posti dove cercare oro. Abbiamo in precedenza, Roberto ha mappato alcuni punti molto interessanti e oggi siamo con tutti e due a valutare se sono potenzialmente buoni oppure no, per poi, quando ci sarà una bella giornata, provare a fare degli assaggi, a fare delle ricerche più approfondite. E stiamo utilizzando anche il drone per vedere dall'alto alcune zone che per il momento non ci interessa vedere andando su a piedi, per sempre il discorso risparmiare tempo. Siamo in una zona in cui ci sono tante miniere aurifere, quindi diciamo che aumentiamo la nostra probabilità di trovare dell'oro. Questo è il primo sito di interesse che avevamo osservato. Il posto è molto bello, molto suggestivo, con quest'acqua di colore da ghiacciaio praticamente, questo azzurrino particolare. Secondo me non è buono come zona, c'è troppa sabbia, quindi vuol dire che lì il materiale è veramente leggero. Siamo sul rettilineo, quindi difficilmente troviamo dell'oro, perché quando ci sono delle piene l'oro qua viene proprio portato via, non c'è nessuna trappola naturale e quindi qua probabilmente. Magari in qualche crepa lì, se ci fosse qualche crepa, però è una cosa un po' machiavellica, nel senso raggiungere quel punto lì non è facile. Ecco, magari unica nota interessante, quel buco lì scavati per migliaia di anni dall'acqua, chissà lì dentro se troviamo dentro qualcosa di bello, grosso e aurifero. Visto che qua quando ci sono le piene il livello dell'acqua arriva a quell'altezza, quindi magari quelle sono delle trappole fantastiche, però anche quelle sono impossibili da raggiungere. Sito numero 1 per il momento lo scartiamo. Ci siamo spostati in un'altra zona e forse abbiamo trovato un posto interessante, almeno secondo noi interessante. Roberto, spiegacelo tu, secondo noi, Sì. perché è interessante questo posto. C'è quella parte che vi mostriamo poi sul video che rappresenta un accumulo di materiale che pare essere lavato, per cui un Quindi. punto in cui il fiume deposita, quando l'acqua è molto alta, la traiettoria è quella giusta dell'oro, quindi E per chi non lo sa, perché è giusta la traiettoria? La traiettoria è giusta perché tendenzialmente l'oro va dritto, no? Si dice così, essendo pesante cerca di, non fa di fare il meno possibile le curve. È un materiale pigro, quindi. Esatto, materiale pigro. E quindi si va a nascondere in quei posti dove la traiettoria è agevolata, quindi tende a fare meno curve possibile, ma dove la corrente è di forza tale da comunque poter lavare il materiale più leggero, ma lasciare, quindi depositare quello pesante. E sappiamo bene che è rappresentato da rocce di colore scuro, che sono Materiali probabilmente pesanti. ricche di magnetite, materiale pesante, granati. Ad occhio così quella zona ci convince, quindi Quindi sembra essere. guardando qua uno potrebbe pensare cerchiamo a destra perché l'acqua arriva di qua, ma in questo caso no, è meglio cercare a sinistra perché l'oro si muove solo quando c'è una corrente forte. Quindi quando c'è una corrente forte probabilmente vedendo visivamente il materiale che c'è lì vuol dire che l'acqua passa da lì, cioè taglia Esatto, proprio. così parrebbe. E quindi sarà una prossima nostra zona di ricerca anche quel sito lì. Altra zona, altra situazione come quella di prima, nella quale qua siamo sul rettilineo e quindi bocciamo la cosa.
là c'è una zona artificiale, un muraglione artificiale, anche se si sono formate delle crepe, comunque diciamo che è una cosa recente, e noi l'oro che cerchiamo solitamente è un oro di centinaia di anni, quindi ci vuole molta fortuna che l'oro con qualche piena arrivi fin lì e si depositi proprio in una crepa di quelle, più che crepa in una insenatura di quelle, quindi diciamo che qua, anche qua non va bene. Mentre di qua, in quest'altra zona, potrebbe essere interessante perché, come potete notare, l'acqua, il fiume va alla nostra sinistra, fa la curva e qua si riunisce. Se notate, là vuol dire che si allarga anche perché, se notate, quando si allarga un fiume perde la sua potenza, difatti si è formata un'isola lì in mezzo. Quell'isola lì vuol dire che, non dico che ci sia oro centralmente, però io sarei più propenso a cercare sulla sinistra, però quell'indicatore di quell'isola vuol dire che qua c'è poca forza dell'acqua che lascia depositare il materiale al tal punto che riesce a fare un'isoletta, e quindi come si crea un'isola si può anche depositare del materiale pesante, tra cui anche dell'oro, quindi io qua cercherei. Anche qua non è possibile cercare oro, ma qua ci devono essere montagne di funghi. Bellissimo, E dopo tutto sto a pensare, la briochina va giù, basta, niente rima. Nel nostro giro vagare siamo arrivati realmente in una miniera abbandonata, giusto? Eh sì, molto famosa tra l'altro, c'è ancora, vabbè, ovviamente sono tutte chiuse, questa non è visitabile. Senti che aria fredda che entra, è che molto esce. Interessante vedere quanta acqua esce da qua. Urca. Oltre che l'aria fredda, l'acqua che esce, che viene porco poi cane, convogliata. Ragazzi. Allora, mi metto qua. Sento aria calda, mi metto qua. Porca miseria, sembra il freezer aperto. Un termometro da portarci dietro la prossima volta. E tra l'altro qua in ambiente non è che faccia così caldo, no. Oggi sono 20 gradi qui. Cioè, scarsi. Fuori è afoso, qua esce l'aria. Sì. È come aver aperto un frigo nella parte freezer. Sì. Porco cane. E questa è tutta l'acqua che esce in maniera naturale, perché comunque venivano andate delle pendenze in modo da farla uscire l'acqua chiaramente, dove è possibile. E che viene poi convogliata e la vediamo poi di lì che va dentro. Fa quasi paura vederla così. Tutta la zona è chiaramente limitata, non si può raccogliere terreno nelle vicinanze, non si può raccogliere vegetali. No, perché ai tempi usavano. Perché il cianuro. Cianuro. Il problema più grosso è il cianuro. Tutta una zona velenosa. Ha contaminato tutto. Addirittura gli animali al pascolo a volte capita che abbiano dei problemi in quanto mangiano bacche o erbe, radici contaminate. Questa è la parte dello stabilimento, gli alloggi, esatto, uffici, parte diciamo anche logistica della miniera. Di lì c'erano le polveriere e la cappelletta che non manca mai. Qua invece ci sono altre baracche, 51, 50. Sì, questa è la polveriera, dovrebbe polveriera? Essere la parte della polveriera questa qui. Non vedo le funi, però sono state poi rimosse nel corso degli anni, la gabbia di Faraday da proteggere dalle scariche elettrostatiche. Dai fulmini. Sì. Anche perché è una miniera, comunque attira i fulmini, perché è tutta una zona
l'oro è un grande conduttore, qua c'è una miniera d'oro, quindi ovviamente i fulmini qua cadevano molto spesso. Qua i vari divieti, quello che dicevamo prima, mercurio e cianuri. I punti di ricerca sono tanti, quindi il drone è utilissimo per semplificarci questo lavoro, specialmente anche quando ci troviamo in zone in cui il torrente passa proprio in mezzo al bosco e quindi non riusciamo proprio fisicamente a vederlo. L'uso del drone, quindi dall'altezza, ci fa vedere magari punti che potrebbero essere interessanti e poi da approfondire. Quindi in questo caso magari vediamo anche un torrente, una cascata di fronte a noi, magari vogliamo andare a fare una prospezione anche in quella zona lì, quindi il nostro obiettivo sarà quello prima di vedere un attimino come il torrente e poi avere la fortuna di trovare magari un sentiero, come in questo caso abbiamo trovato un sentiero e quindi sappiamo che per raggiungere quel torrente lì, quella cascata, c'è la possibilità di andarci. Mentre facevamo le nostre prospezioni con il drone, è arrivata una macchina vicino a noi, è sceso un signore, e non sapevamo chi era, e alla fine, da qua in poi, cambia l'avventura. Sentiero dei minatori, chiesa, cimitero, ex villaggio minatori, di là. Girando per la miniera abbiamo trovato questo carrellino. Sì, direi di sì, bellissimo, stupendo. Veniva utilizzato probabilmente per raccogliere il materiale e portarlo fuori, perché la parte davanti è una pala mobile. Sì. Quindi una piccola ruspa sui binari. Scavava lì e poi si girava così, sì. Si ribaltava e dietro c'era il carrellino, sì. Classico all'Indiana Jones. Esatto, l'Indiana Jones, quello per raccogliere. Quante scoperte. E noi stiamo cercando zone interessanti orifere e comunque troviamo anche le tracce del passato. Del passato in cui tiravano fuori l'oro in maniera non amatoriale come facevamo noi, ma proprio a livello industriale. E vai in coro. Quindi questa qua era la carrucola che serviva per tutto qui, l'argano per tirare qui sono andava giù 350 metri. Porca miseria. C'è acqua che scorre. Sì, si sente la. Sì. Questa è una delle principali più grosse d'Europa. Noi siamo qua. Sì, quello che si vede. In cima noi siamo. Ah, ecco. Così in cima. La profondità è questa qui. Qui si scendeva. Adesso automaticamente si può andare fino noi quando scendiamo. Sì, certo. Scendiamo a livello 33, 33 facciamo là 200 metri, facciamo delle scale a pioli alla 46, 46, 55, 55, 65, 65, 2 km e mezzo, arrivi fuori, non so se l'hai vista l'entrata dei Campioli. Sì, siamo andati lì prima. Dove c'è quel 200, sì. Quella vagone là, sì, arrivi sì, fuori sì. Là. Sì. Ah, mi avevi visto collegato una bella aria fredda. Praticamente da là sono 2,7 km, arrivi qua così, perché diciamo la coltivazione più grossa è proprio qui sotto il paese. Diciamo qui sotto, sì, le, sì, gallerie. Sì. Che sotto è ancora percorribile quella galleria. Sì, fino dentro qua sono 2,7 km, sì, sono 2,7 km. Ad una profondità di circa 50 metri? No, qui saremo da Campioli a qua, saremo penso che sarà quasi 100 metri di 100 dicevo, metri di profondità. Perché dopo da qui in giù è tutto allagato, tutto franato. La temperatura interna quanto è? 9 gradi. Stabile, sia d'estate che d'inverno. Infatti quando eravamo prima nell'altro punto, sì. Usciva aria fredda. Passa qua, fa il ciclo. Fa il ciclo, passa, si raffredda e passa oltre.
frantumando. Ma se no, riesce... no, questa qui che diciamo dove c'è il quarzo che è proprio smangiato, sei proprio smangiato, brucione. Te al microscopio, questa qui è quella del fiume, sì. Vedi? Sì, ti vedi quella del fiume. Le classiche pagliuzze. Questa qui al microscopio, sì, vedi dentro l'oro, l'oro sì. nativo, sì. Come invece... quello che trovi in Valtoppa, sì. Invece giù nel fiume e trovi le pagliuzze così. Sì, no, quindi questi qua che noi troviamo nei fiumi è lo scarico della miniera o è proprio naturale? Quando... Ci sarà lo scarico della miniera, okay. che si lavorando, si sì, perché... oppure magari anche quello che anche... io sono convinto, quello che è la montagna, sì, una che... volta nel sì. corso degli anni. Logica, perché mica dappertutto ha scoperto i filoni, magari c'è qualche canale che c'è un filone che non è stato lavorato. Certo, e si libera. Si libera, sì. Si libera. Invece sono tutte armature che si trovano dentro. Ma queste qua non sono più agibili, cioè nel senso sono pericolose, sono marce, no? Sì, sono più... marce, no, però noi più o meno cammini sempre sul piano di carreggio, che ogni miniera c'è sempre tutti i suoi piani di carreggio. Sì, che sono più... Questo è una vecchia pigozza? No, sai perché c'è miniera e miniera, Vedi, come questa qui è una miniera... zona tipo industriale quando sono arrivati con le rivoltelle. Ah, ok. Le rivoltelle. Questa qui invece è tutta punta mazzetta e c'erano dentro i sì. famosi binari di legno, Ah. I binari di legno questi qui sono, Ah. Pensa quanta gente si e fatto vedi che questa qui che è una pompa. Che si è fatta la gente una pompa del 1700 che abbiamo trovato dentro in una miniera vecchia, vedi? Sì, questa qui è la seconda che abbiamo trovato in Italia. L'avevo scambiata per un tronco. Sì, una pompa stantufuera. Ah, in Valentona quei ragazzi di Cosina hanno trovato due. Ho visto. Che sono adesso di Canella. Sì. Qua c'è un altro coso. Ah, eccoli qua. Okay. Sì, perché io guardavo questo coso centrale, invece devo guardare lateralmente. Sì. Interessante. Però come si fa a capire, così domanda, come facevano a capire che questa pirite era aurifera invece di un'altra? Ma no, è pirite, filone aurifero, questo qui vedi in mezzo al quarzo, la vedevi sempre, filone aurifero, vedi? Però questa qui è pirite aurifera buona. Ma perché lo sapeva? Ma dovevano fare delle analisi chimiche per saperlo? No, seguivano il filone, questo qui sai che ti dà oro. No, ma come facevano all'inizio a saperlo? Cioè, questo è la cosa che... Perché se così, così è questo, però quella che... Lo riappoggio qua, Quella che ti rende meglio, quella scura, questa qua. Sì. Si senti che peso. Se noi siamo abituati a vedere l'oro giallo... Vedi quello che luccica... L'oro degli sciocchi. Andava bene che cali così perché ti dava un tanto per cento mischiato, però quello... Quello che rendeva più è questo qui, grigio. Quella è... Pirite aurifera. Sì, no, arsenopirite. Arsenopirite, sì, che sì. È la parte... Sì, ha anche un altro nome, sto pensando... Vedi con il mulinetto, quello, vedi qui c'è tutta la lavorazione, vedi che qua c'è la lavorazione, sì. Qui c'è tutta la lavorazione, praticamente ho poco dopo. Questo video l'abbiamo visto, è su internet, è molto bello, fatto da un signore che l'altro è morto qualche anno fa. C'era il nostro presidente onorario. Ha visto? Guarda il panno di Dino, che è quello che si usa per pulire le macchine. Sì. Sì, per togliere il mercurio. Vedi, sì. Crusione questo qui. Ah, ok, quello, ok. Questo qui, però per bruciare, per dargli l'ultima bruciata, questo qui di graffiti arriva a 1100 gradi. Ah, sì. Questo qui è solo per fare tirare fuori il mercurio, Sì. Che dopo ti resta la spugnetta d'oro, certo. Dopo la metti in questa qui, la porti a 1000 passagradi, ti viene pulito. Sì. Vedi, quei binari di legno, guarda là. Ah. Vedi che c'era il carretto? Sì, quelli cos'è, del 1700? Quelle... Sì, sì, erano 1700. E guarda come erano fatti quelli di una volta. Sì, no, quelli così, vabbè, ma con la così vedi che c'è anche il timone. Ah sì? Camminava su doppie. Cavolo. Questo è un vecchio macina. C'è la macina, sono le macine. Vecchia macina.
Perché Buttavi dentro le pietre così o anche più no, piccole? no, fine, fine, Ah, già, fine. già il fine era Sì, mia. perché Fine praticamente ampio, vedete che questo qui andava sempre d'acqua, c'è sempre d'acqua, e c'era il mulino, il mulino quello, forse qui non si vede, qui si vede quando lo pestano, invece Ok, per quello nel briciolarlo. video vedi il mulino a doppia piastra Sì, come quello a macinare la farina che lo faceva venire fuori fine, no? Fino a quando era punta, mazzetta, così, tutto mercurio, mercurio. Dopo sono arrivati gli inglesi, hanno cominciato a arrivare con i perforatori, hanno fatto una così vicino al fiume che noi l'abbiamo riprodotta qua, Ah, quella quella là con gli fuori. alpestelli, quella a pestelli, perché pestava di più materiale, no? E hanno fatto invece di mulini così, perché una volta si parlava di 300-400 mulini così che giravano in paese, no? Loro hanno fatto i mulinoni, quelli grossi, i mulinoni Franco grossi, che invece di 10-12 kg era 7-8 quintali che andavano dentro. Dopo, questo qui tirai fuori l'80%, dopo si sono aggiornati, hanno fatto i mulini, i frantoi, prima lo frantumavano grossa così con i frantoi, no? Poi ho fatto i frantoi a bocce che la facevano fine e hanno fatto cianurazione, non più flottazione, invece di mercurio, flottazione che tirava fuori il 90%. Quello fai fine per recuperi, Hanno perché è aumentato la un resa. discorso chimico. Vedi dove cambia pendenza la montagna che vedi sul quadro, che vedi sulla Queste qua non si anzi trovano anche su qui la internet, criminale. queste cartine delle miniere. Io devo essere sincero, io in miniera a me non piace. Allora, signori, l'avventura è partita in una maniera e si è conclusa in un'altra. Siamo venuti qua in questa zona del Monte Rosa a vedere dei torrenti auriferi, potenzialmente auriferi, e abbiamo avuto un colpo di scena che abbiamo trovato un signore che ci ha fatto un po' da cicerone, da guida. Roberto, spiega tu cos'è successo. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare il presidente Figli della Miniera, che nei suoi 50 anni di esperienza e più di miniere ci ha illustrato quelli che erano i processi e i procedimenti che venivano utilizzati in passato per l'estrazione del minerale in cui è contenuto il metallo prezioso. È stato bellissimo perché si capiva da questa persona, oltre che il dettaglio tecnico, traspariva proprio la passione per quello che aveva sentito, aveva ricevuto, tramandato, ci raccontava anche da suo padre, insomma, da suo nonno. Ci ha aperto il Per museo. cui ci ha aperto, ci ha permesso di visitare il museo, ci ha mostrato quelli che sono i campioni di roccia aurifera e quelli che sono l'accesso anche a quello che è la miniera, Miniera la principale, miniera cos'è? principale, esatto, proprio quello che un po' può essere considerato il cuore di questa zona. E quindi io direi che, come ho detto prima, siamo partiti in una maniera, abbiamo concluso in un'altra. Noi ci siamo fatti una grandissima cultura, sia a livello di storia, grazie a questo signore, sia anche a livello di posti interessanti che nell'arco della stagione, adesso con calma, andremo a osservare e visitare. Quindi da parte mia e da parte di Roberto, vi saluto e ci vediamo per un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!